pasta buonissima. Ho già preparato cipolla, aglio e un filo d'olio. Faccio appassire a fiamma bassa. Trascorso un minuto a 3 di temperatura, aggiungo il pesce, salmone a cubetti. Intanto ho spento gamberetti, pesce spada. Questa pasta è buonissima. Uno scampo e delle vongole che ho già sbattuto, lavato e messo in ammollo, per questo le faccio aprire direttamente nel tegame. E faccio insaporire nuovamente. Trascorso un minuto, mescolo. Aumento leggermente la fiamma e sfumo col vino bianco. Trascorso un minuto in cui ho fatto sfumare il vino bianco, adesso aggiungo la pasta alla maniera magic cooker e l'acqua. Un bicchiere di acqua per ogni 100 g di pasta. Adesso metterò a fiamma di pace finché non vedo uscire il vapore. Appena esce il vapore, abbasso la fiamma e terrò il tempo di cottura della pasta. A metà controllerò. Appena uscito il vapore, ho lasciato cucinare qualche altro minuto. Dopodiché do una mescolata per aprire i lidi. Aggiungerò un po' di sale, un po' di pepe e un po' di pesto di pistacchio. Lascerò cucinare per gli altri minuti di cottura, me ne restano circa 3. Mescolo e adesso cucinerò a fiamma bassa. Trascorsi complessivamente i 6 minuti di cottura della pasta dopo che è uscito il vapore, ecco il risultato che abbiamo ottenuto. E adesso sentiamo con un po' di prezzemolo e un po' di pane che ho raffermo, che ho tostato con un po' di olio e un po' di pistacchio.